Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bue. Siamo qui con Giuseppe La Spada, un artista digitale italiano. E questa sera, appunto, è l'ultima sera al New Fest. Siamo venerdì 5 marzo. Intanto chiediamo a Giuseppe cosa significa essere artisti digitali. Beh, un po' la parola contiene, diciamo, il significato. Oggi credo che sia fondamentale anche per un artista o chi lavora o abitualmente lavora come me con l'immagine, confrontarsi con dei nuovi media. Quindi in questo caso io lavoro molto con internet e con il video, con la fotografia. Digitale, diciamo, è proprio lo strumento, il supporto, come ho detto prima, proprio il media, che offre delle possibilità prima un pochino non possibili. E lavoro molto con internet perché mi piace lavorare con l'interazione. Lo spettatore è sempre stato un po' uno spettatore passivo negli altri media. Internet ti dà la possibilità di interagire, diciamo, io comincio a creare un processo e l'utente lo completa, quindi interagendo con esso. Quindi credo che una delle forze, delle leve e delle possibilità che ha un artista di fare delle cose un po' differenti sia appunto quella di utilizzare gli strumenti che ci sono adesso. E sicuramente l'etichetta è quella di artista digitale, che magari dà una connotazione appunto per l'utilizzo di questi strumenti. Questa sera collaborerai, suonerai insieme con Christian Fennez, che è un chitarrista punk che poi si è dato un po' all'improvvisazione, al lavoro con la musica elettronica. Che cosa ci proporrai questa sera? Come sarà la vostra collaborazione? Io già da un paio d'anni, ed è un paio d'anni che lavoro anche con lui, ho scelto di utilizzare l'acqua come elemento un po' che mi rappresenta, in cui trovo, diciamo, una soluzione sia estetica che credo che si sposi anche molto bene con la sua musica. Quindi, cioè, utilizzare un po' la natura alterandone soltanto la velocità del flusso e del movimento dell'acqua stessa. Quindi, come ti raccontavo prima, mi piace la ricerca di immagini che non mentono, di realtà molto naturali e di elementi che oggi magari sono poco utilizzati. Cioè, in questa ricerca c'è anche il fatto di andare a vedere delle cose anche banali, perché l'acqua comunque può essere una cosa banalissima, però in base alla luce, in base al contesto, al luogo, cambia molto l'energia, cambia molto il sapore visivo di questo elemento. Con lui già è la quinta volta che collaboriamo da soli. Poi ho avuto la fortuna di fare una tournée insieme a lui a Sakamoto. Diciamo, utilizzo sempre l'acqua. Sempre con Christian Fennez abbiamo visto che sei stato coinvolto in un progetto chiamato Stop Roccascio. Ce ne vuoi parlare? Sì, Stop Roccascio è un progetto voluto da Sakamoto. È un progetto di sensibilizzazione su un problema ambientale, perché Sakamoto, oltre ad essere un grande artista, è anche una persona molto attenta ai problemi del mondo, dell'ambiente. Lui ha sfruttato l'elemento, diciamo, lo strumento internet per riuscire a mettere più persone possibili a conoscenza di questo problema. In questo posto, che si chiama appunto Roccascio, un paesino del Giappone, c'è uno stabilimento nucleare che stanno convertendo per fare delle benzine al plutonio. Il plutonio è una sostanza molto inquinante. Vengono prodotti 8.000 kg di plutonio l'anno in questo posto, e con 8 kg di plutonio si fa una bomba della portata di quella di Nagasaki, quindi di una pericolosità e di un inquinamento impressionante. Sakamoto ha messo a disposizione delle musiche a cui hanno partecipato altri artisti, dei rapper giapponesi piuttosto che Fennez. Altri artisti visuali come me potevano scaricare queste musiche o fare dei remix o fare dei video. Io ho partecipato facendo un'opera digitale interattiva che sfrutta appunto lo strumento internet, l'utilizzo di webcam, di microfoni per interagire con l'opera stessa. E da lì è nato, diciamo, la collaborazione con Sakamoto e di conseguenza poi anche con Christian. Un'ultima domanda prima di chiudere: questa sera suonerete qualcosa già di stabilito oppure vi baserete sull'improvvisazione? Allora, la cosa bella di questi concerti è l'improvvisazione, cioè il fatto è anche cambia anche il modo di operare di chi usualmente faceva i video. Cioè, molte volte si era abituati ad avere qualcuno che schiacciava play su un DVD e partiva un video, no? Non suonando loro mai le tracce proprio così come avviene nel CD,
anch'io non ho dei punti di riferimento, quindi vado, chiamiamolo, ad orecchio a seguire con degli strumenti, quindi quasi a suonare anch'io e montare dal vivo una serie di clip che già ho preparato, e vado a seguire proprio una musica che viene generata ad hoc ogni volta, ogni concerto magari è anche molto diverso, dipende molto dall'ispirazione di Christian. Bene, ti ringraziamo, grazie dell'intervista, grazie del tempo che ci hai dedicato e grazie anche a voi.